Operazione antidroga degli agenti della squadra mobile alla questura del Nuoro del commissariato di Tortolì, che hanno arrestato un corriere della droga nigeriano e recuperato 1 chilogrammo di cocaina. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo finalizzati alla repressione del traffico dello spaccio di stupefacenti disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli nella cittadina Ogliastrina, utilizzando anche le unità cinofile antidroga. Nel fine settimana i poliziotti sono saliti a bordo di un autobus di linea al fine di effettuare dei controlli relativi anche al rispetto della normativa anti-Covid. All'interno del mezzo pubblico gli agenti hanno notato un giovane nigeriano, classe 1997, che era salito a bordo e non aveva la mascherina. Alla richiesta dei documenti il giovane si è sentito male. Gli agenti, formulando l'ipotesi che potesse essere un corriere ovulatore, hanno deciso di portarlo in ospedale. Qui il nigeriano è stato sottoposto ad una radiografia che ha fatto scoprire la presenza nello stomaco di una settantina di ovuli contenenti ciascuno circa 15 grammi di cocaina per un totale di circa 1 chilogrammo. La droga, una volta tagliata e messa sul mercato allo spaccio, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza e la destinazione dell'ingente quantitativo di cocaina.